Era una mattina dell'autunno del 1962, quando l'inaspettata visita in questura dell'allora capo della polizia Angelo Vicari mise in subbuglio tutti gli agenti della squadra mobile di Roma. «Ragazzi», disse loro, «che cosa vi serve per acchiappare i rapinatori?» Gli agenti, raggruppati nel cortile della questura, si guardarono intimiditi. A quella domanda così a bruciapelo, nessuno osava rispondere. «Una Ferrari, eccellenza», rispose ad alta voce il vice brigadiere Armando Spatafora, già noto alle cronache per i suoi rocamboleschi inseguimenti a bordo delle Alfa. E l'intervento inaspettato fece sussultare tutti i presenti perché sembrò una battuta fuori luogo. Ma il capo della polizia liquidò la cosa in due parole: «Sarai accontentato». Non sappiamo se le cose andarono veramente così quel giorno. Certamente però, dal 1962 al 69, la squadra mobile di Roma venne dotata di una Ferrari 250 GTE, che proprio nelle mani di Spatafora diventò un mito della polizia italiana. Beh, nel 1962, quando arrivò questa macchina, io ero ancora molto piccola, avevo 5-6 anni, credo. E devo dire che non avevo ancora ben percepito il lavoro che facesse mio padre. Non sapevo che era un poliziotto, ma non avevo ben capito di che cosa si occupasse. Poi una mattina invece a scuola, alle elementari, qualche tempo dopo, la mia maestra mi elogiò improvvisamente un giorno davanti a tutti e leggendo un articolo che aveva recuperato in un quotidiano, elogiando mio padre, il vice brigadiere Armando Spatafora, che aveva inseguito e catturato un malvivente a bordo di una Ferrari. Io naturalmente arrossii per questa cosa ed ero contentissima. Una volta a casa raccontai subito a mia madre quello che era accaduto e la sera mio padre, a sorpresa, chiesi: «Papà, voglio vedere anch'io la Ferrari». Devo dire che mio padre non raccontava proprio nulla in casa, era molto riservato e anche quando tornava da un pattuglione, magari con delle ferite tumefatto, non diceva mai nulla. Sorvolò quella sera questa domanda e poi invece una mattina, una domenica, una delle rare domeniche in cui io e lui potevamo uscire insieme, mi portò in un garage della polizia che si trovava in via Santo Stefano del Cacco, dietro Piazza Venezia. E lì, per la prima volta, vidi questa meravigliosa creatura nera, la Ferrari 250 GTE. E mi colpì molto il modo con cui lui la guardava, la carezzava, la mise in moto. E fu un'emozione enorme sentire quel rombo che ancora sento veramente nelle orecchie, nello stomaco, nelle membra. Mio padre è entrato nella mobile nel 54 e fu subito autista del pronto intervento. Era un po' diventata la punta di diamante della squadra mobile per la sua capacità anche di guida. E forse anche per questo fu prescelto, insieme a altri colleghi, per fare un corso a Maranello, esattamente a Ferrari, per poter poi guidare questa macchina di cui divenne autista consegnatario nel 1962. Fu proprio durante questo corso che mio padre entrò in contatto con il commendatore Enzo Ferrari. Beh, sicuramente vedendolo in pista gli sarebbe piaciuto che papà divenisse un pilota della Ferrari e sembra che fosse stata anche fatta questa proposta, ma la risposta di mio padre era sempre la stessa: commendatore, è troppo pericoloso questo lavoro per me, preferisco stare in polizia. Questa stupenda macchina rappresenta molto per me e la mia famiglia. Ovviamente io ci vedo mio padre, che purtroppo è morto anche giovane, aveva appena 59 anni. Poi, diventando grande, ho pensato anche a quello che ha rappresentato questa macchina per gli altri, per la popolazione romana, che sicuramente era disturbata la notte nei sonni da questo rombo, ma qualcuno là fuori vigilava. E poi credo cosa pensasse anche la malavita. Sul Tempo del 1964 si legge un singolare trafiletto: consiglio notturno. Lo danno i vecchi capi della mala ai loro giovani allievi. Se va in giro a tarda sera, occhio sempre alla pantera, ma se esci a tarda ora, occhio amico a Spatafora.
anche oggi l'ordine di servizio mi porta a banche, farmacie, giro degli appartamenti. La droga sta cambiando tutto, c'è una violenza che aumenta e che prima non conoscevamo. Si finirà veramente che qua per poche lire ci sarà qualcuno in grado di uccidere la madre. La vita sta perdendo proprio di valore.